Buongiorno Adriano! Che sta facendo? Sto almoçando, ma forse per il carnaval. Io proporrei di andare su di qua. C'è questo bel cammino qui che ci porta su in cima a Pico Mattias. È una formazione naturale spettacolare che ho in linea d'aria di fronte alla mia casa. La vedi ogni volta che faccio una ripresa con lo sfondo, che si vede in fondo quel picco, Pico Mattias. Io direi di andare su in cima a vedere com'è. Condividere con te un'esperienza che forse è anche la tua. Io, come sai, con l'audio e testo ho un sacco di servizi, strumenti, nuovi tool per comunicare, fare marketing, comunicazione visiva e poi di condividere con persone come te quelli che sono più interessanti, veramente utili, soprattutto quelli che hanno magari una versione gratuita. Fin qua tutto bene. Ora io non so se succede anche a te, però dopo una settimana, dopo un mese, a volte dopo qualche mese, mi scrivono e mi scrivono per i motivi più diversi. Mi scrivono perché hanno delle nuove feature, mi scrivono perché finalmente lanciano il prodotto, mi scrivono perché vogliono chiedermi del feedback, un parere, vorrebbero avere delle informazioni da me su che cosa penso del prodotto, mi scrivono per dirmi che hanno cambiato modello di business, mi mandano un'email per dirmi che ci sta l'estensione nuova per Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari. Ma ogni singola volta che mi scrivono, ma io non capisco come fanno a dimenticarsi la cosa più importante. Addirittura le ho collezionate io le email di queste startup sotto una tag che si chiama "Ma chi sei? Ma che cosa fai?". Perché in ognuna di queste email che mi mandano non è che c'è scritto "Uè, ciao, sono KP37, quel tool che serve a pettinarsi la notte mentre si dorme e volevo darti un aggiornamento sulla nostra nuova Chrome extension". No! Loro ti scrivono ciao, sono KP37, è uscita la nuova extension per Chrome, usala perché questa veramente fa la differenza e quando ti svegli rivedrai il tuo look è totalmente nuovo". Dici oddio, KP37, ma che è? Che fa questo che mi sveglio totalmente nuovo? Boh. Oppure ti scrivo un altro: "Ciao, sono SiftUp, domani finalmente rilasciamo la nostra versione 2 che include le nuove feature per poter fare molto di più di quello che hai potuto fare nel nostro tool fino ad oggi". Ma che ho fatto? Ma chi è SiftUp? Ma chi sei? Ma che te costa dirmi "Oh, SiftUp, il tool che serve a controllare la pressione delle gomme quando sei in alta montagna"? Che ne so io, farai qualcosa di preciso? Ma allora come pensi che io leggendo SiftUp mi possa ricordare di te? Devi proprio pensare che tutto il mondo ti sta seguendo, che tutti i giorni tutti guardano quello che dici tu e che sei proprio top of mind, in cima ai pensieri di tutti quanti. Ma ovviamente non è così. Quindi, startup, associazione, coach, organizzazione, quando mi scrivi, perché non mi dici bello chiaro all'inizio della tua email, nell'introduzione, dove ti pare a te? Noi siamo quelli che aiutiamo queste persone qua a fare questa cosa, a risolvere questo problema attraverso taratì taratà. Insomma, cose semplici, basilari. Thank you.